un dolce espresso velocissimo. Fantastico, un dolce che ha come base le uova, perché sono delle omelette dolci. Esatto, un omelette dolce, molto autunnale, con le mele, le noci, insomma. È un meraviglioso burro bio. Allora, andiamo subito a leggere gli ingredienti di questa ricetta di Raffaella. Omelette dolce, dolce con mele, noci e cannella. Vi racconto quali sono gli ingredienti: 8 uova fresche, del burro bio, un limone, 3 mele renette, dei grigli di noce, 30 g di mirtilli secchi reidratati nel rum, zucchero semolato e zucchero a velo, e poi della cannella in polvere, una stecca di cannella per decorare. Del resto, la cannella è parte integrante, esatto, della tua vita. Mele renette? Sì. Qual è la tua mela preferita? E perché hai scelto le renette per questo? Le renette ricetta? Perché le preferisco sempre nelle preparazioni dolci. Perché la pasta nella cottura, sì, la loro consistenza con la cottura mi piace molto di, sì, più. Fatto cadere, vabbè. Vai tranquilla, poi raccogliamo. E quindi ho scelto le renette perché sono quelle che uso anche nella torta di mele. Allora, cubettini. Adesso di mela le tagliamo a cubetti, perché poi le saltiamo in padella con, sì, del burro salato, sì, un po', perché proprio per il contrasto che dicevi tu, per quanto riguarda le granny, certo, Smith, certo. Però, in questo caso perché le abbiamo scelto un burro bio, per cui un burro, sì, che ha una tracciabilità ovviamente, sì, ma anche un'attenzione, una cura nel particolare, nell'allevamento, perché comunque nei mangimi, quando si tratta di un, certo, prodotto bio, un prodotto certificato, anche i mangimi che alimentano appunto gli animali sono dei mangimi controllati, okay, comunque la lavorazione è sotto controllo, insomma. Scusami. L'ingrediente è fondamentale. Intanto in questo senso questo lo uso per l'omelette, okay, questo lo uso per... Perfetto, ah, quindi doppio burro, salato, esatto, e bio. Perché salato per caramellare le... Esagerazione proprio. Ok, si scioglie il burro leggermente salato e lì andiamo a mettere le mele. Abbasso un po' la, vai, temperatura. Mentre il resto, scusami, del... Vai tranquilla. Vado, ho lanciato. E le facciamo caramellare. Qui, se avessimo dovuto aspettare un po', avremmo messo un po' di succo di limone nella, sì, mela per non, certo, farla annerire. Certo. Però la usiamo subito. Adesso raggiungiamo comunque un po' in padella. Mm-hmm. Però, diciamo, non è stato necessario, no, certo, metterle in ciotola. Intanto questa va. La lasciamo andare. La metto prima un po' di burro. Sì. No, di limone. Eh sì, di limone. Il burro è protagonista di questa ricetta, ma adesso burro ci serve ovunque. Limone. Ci serve il limone. Il dolce è così. O il mangi dolce, una dolce, cosa dolce, che sia dolce, se no è meglio che non la mangi. Io sono di questo avviso. Sono d'accordissimo. Cioè, i dolci vanno fatti come vanno fatti. Poi, sono d'accordissimo. Se lo puoi, non lo puoi mangiare, non lo mangi. Meglio, no? Esatto. Mangi la frutta. Esatto. Semplice. Allora omelette, ecco qui, uova e zucchero. Adesso qua andiamo a caramellare, mm-hmm, e poi mettiamo un po' di cannella. Certo, e i mirtilli che è venuto nel rum. Esatto. Un po' di zucchero. Non lo tocchiamo molto perché sennò rischia di impazzire. Mm-hmm. E lasciamo qui libero. Benissimo. Ok. Certo, mela, burro, zucchero e quel tono di limone, interessante, cannella. Mm. Eh sì, è molto profumata, sì, autunnale, sì, diciamo. Sì, sì. Ci sta. Ok, prima di aggiungere quello, io metterei a fare l'omelette che, okay, si e cuoce stavolta solo ti do sul il burro bio, esatto, invece. Il burro bio. Ah, allora dicevi l'omelette si cuoce solo su un lato. Sì, in quanto omelette non è, si differenzia dalla frittata proprio, proprio per questo motivo. Non è cotta su entrambi i lati e va ripiegata mantenendo un lato, certo, più morbido. Allora, burro bio per l'omelette abbiamo detto. I mirtilli. Sì. In ce lo faccio andare un po' di rum al mirtillo perché magari il classico non è così dell'uva agile. Passa. Uva passa. Okay. Questo adesso lo dovrei spegnere però perché intanto le mele devono restare croccanti, ecco, non fatto, devono disfarsi. Profumatissima. Eccola qua. Ecco qua. Omelette cottura solo su un lato. Nelle scorse puntate in cui ci siamo viste e conosciute appunto la tua passione, abbiamo conosciuto la passione anche che tu hai per i profumi, adesso le spezie. Sì, sì, tantissimo, sì, perché comunque contribuiscono a fare una cucina, a dare il sapore. Certo. Le uova, se no, altrimenti sarebbero di frittata, quindi... Buona, buona, per carità, ma se si vuole fare dolce, diciamo che non, certo, è proprio...
L'ideale. Il massimo della vita. Ecco, allora, qui, adesso aggiungiamo le noci. Noci che hai tritato. Sì, tritate grossolanamente, perché è bello di mettere queste noci e proprio di sentirle croccanti, no? Certo. Un po' sotto i denti. La parte crunch del piatto. Poi andiamo a ripiegare l'omelette. A metà. Così. Che carina. Oh, no? Un invito pomeridiano. Sì, anche con un tè, ma anche un dessert, magari un dessert più piccina. Diciamo che come dessert è un po' abbondante, perché di solito il dessert arriva alla fine del pasto, però come piatto così, per una merenda piacevole, qualche stecca di di cannella per renderla eccola più rustica. Omelette dolce con le mele renette, con il burro bio e con i mirtilli nel rum.